Anche per questo venerdì sera appuntamento fisso con Rivediamole Insieme. Ben ritrovati agli amici sportivi di Telesveva. Oggi facciamo un salto indietro di una decina d'anni, esattamente domenica 24 ottobre del 2010 allo stadio Iacovone di Taranto si giocò Taranto contro Barletta. Finì con un pirotecnico 2-2, fu una partita che regalò davvero tante emozioni. Abbiamo in collegamento video uno dei protagonisti di quella partita, uno dei goleador del derby, vale a dire Daniele Simoncelli, ex esterno offensivo del Barletta, che saluto e ringrazio e soprattutto ritrovo davvero con grande piacere. Ciao Daniele, buonasera, ben ritrovato. Ciao, ciao Mario, ciao a tutti, è sempre un piacere rivedervi, rivederti soprattutto. Insomma, Daniele, sicuramente hai lasciato un bel ricordo a Barletta perché tu hai indossato la maglia biancorossa per quattro stagioni. Avremo modo di parlare della tua esperienza, partiamo però proprio da quel derby, da quel 2-2 dello Iacovone contro il Taranto. Che partita è stata? Che ricordi hai di quel derby? Ma è stata la partita, poi sicuramente un derby è sempre un derby, noi ci tenevamo tanto, ricordo che eravamo andati sotto, poi tra l'altro ha fatto gol Riccardo Innocenti, che poi ce lo siamo ritrovati da noi, e è stata una partita molto, molto combattuta, pareggiato Nicola Bellomo che ha fatto un Eurogol. Poi il secondo tempo siamo andati in vantaggio noi su un errore del loro portiere, e che poi ci fu anche un po' di confusione per via di un fuorigioco, dubbio, perché la palla è andata a sbattere contro Margiota e dopo siamo rimasti in 10, credo che hanno espulso Gianmarco Frezza e abbiamo preso gol alla fine. Per come si era messa per noi è stato un buon punto, ecco. Ricordo davvero tante partite emozionanti di quella stagione. Eravamo nel campionato di prima divisione 2010-2011, era di fatto la prima stagione del Barletta in terza serie, Barletta che ottenne il ripescaggio l'estate precedente. Di fatto è stata una stagione partita in ritardo, molto complicata per certi versi. Ci fu addirittura il cambio di panchina con l'esonero di Lello Scorimani, con l'arrivo di Marco Cari. Vi aspettavate con una grande rimonta poi alla fine di centrarla la salvezza diretta, tra l'altro con una giornata di anticipo e grazie allo 0-0 di Lanciano, Daniele? Ma il girone di ritorno abbiamo fatto bene, eravamo un po' entrati nella mentalità della nuova categoria. E poi a gennaio abbiamo preso anche Riccardo Innocenti, che comunque quegli anni, ma tra l'altro gioca tuttora, è una garanzia sotto il profilo realizzativo. E sì, alla fine ce l'aspettavamo, poi siamo stati bravi e fortunati a raggiungerla con una giornata d'anticipo. Hai legato di fatto, Daniele, il tuo nome a quello della città di sfida. Quanto sei orgoglioso di aver indossato la maglia biancorossa per 4 anni e la tua esperienza a Barletta a che posto la collochi nella tua carriera calcistica? Ma guarda, sinceramente la metto sempre al primo posto perché nonostante negli ultimi 2 anni ho giocato anche a Rimini, che comunque è la maglia della mia città, mi ha dato grande soddisfazione, ho vinto il campionato, ci siamo salvati l'anno scorso, sì, però 4 anni in una piazza del genere non li posso dimenticare, quasi 100 partite, ho avuto l'onore di indossare anche la fascia di capitano nell'ultimo anno, anche quando incontro qualche ragazzo di quegli anni, Saveriano, Michele Menicozzo, cioè comunque tutti ricordiamo con grande affetto e grande emozione quegli anni, perché soprattutto i primi 2 sono stati una cosa che non sempre si ha la fortuna di vivere in una carriera. E ti riferisci chiaramente al primo anno in seconda divisione con la partecipazione ai playoff e poi alla stagione 2010-2011 in prima divisione. 95 presenze, 12 gol, sei arrivato a Barletta giovanissimo e hai lasciato davvero un bel segno. Daniele, noi ci ritroveremo in chiusura di questo nostro appuntamento per continuare a discutere del passato, ma faremo anche un salto nel presente.
Per il momento facciamo parlare le immagini, ci vediamo. Un'ampia sintesi di Taranto Barletta. Era domenica 24 ottobre del 2010. Comincia proprio in questo istante il derby, dunque, tra Taranto e Barletta. Si gioca per la 10ª giornata del campionato di prima divisione, girone B. E allora andiamo a rileggere le formazioni delle due squadre, con il Barletta che presenta Dossena tra i pali, maglia numero 1, poi 2 Galeotto, 3 Frezza, 4 Menicozzo, 5 Lucioni, 6 Anselmi, 7 Bellomo, 8 Guerri, 9 Margiotta, 10 Rajčić e 11 Simoncelli. Il Taranto invece risponde con Goio, maglia numero 1. Lo dicevamo nel primo collegamento, tanto subito il Taranto pericoloso, opportunità ancora con il miracolo difensivo da parte di Anselmi. Taranto vicino al vantaggio con la conclusione di Garufo, la respinta di Dossena, poi sugli sviluppi dell'azione è stato Anselmi abile a deviare la traiettoria in calcio d'angolo, a giocare d'anticipo su un attaccante ionico. Intanto andiamo a vedere la battuta del calcio d'angolo, poi ci prova Garufo con il destro, probabilmente c'è stata ancora una deviazione, allora sarà calcio d'angolo, subito due tiri dalla bandierina per il Taranto in questi primi minuti. Si gioca esattamente da 80 secondi qui allo Iacovone. Seguiamo questo corner, poi andremo a leggere la formazione dei padroni di casa. Traiettoria allontanata di testa da un difensore del Barletta, ancora Barletta che è costretto però a difendersi in questa fase iniziale del match. Giorgino prova ad andare al cross, viene murato, allora si riprenderà con una rimessa laterale. Taranto che resta dunque in zona d'attacco. Ci ha provato Rantier, è stato Rantier a colpire verso Dossena, respinta del portiere, poi Garrufo sulla ribattuta ha messo sul secondo palo, c'è stato fortunatamente per il Barletta l'anticipo di Fabrizio Anselmi. Rimessa laterale in attacco per gli ionici, palla verso il centro, bisogna allontanare, conclusione, il vantaggio del Taranto, il vantaggio del Taranto con Innocenti subito al secondo minuto sugli sviluppi del fallo laterale in attacco per la formazione di Giuseppe Brucato. Ha colpito Innocenti, la difesa del Barletta non è riuscita ad allontanare la traiettoria, davvero implacabile Riccardo Innocenti, che al secondo minuto porta in vantaggio il Taranto e comincia subito in salita questa trasferta del Barletta. Un avvio pazzesco, davvero incredibile da parte dei tarantini, subito l'attacco sin dallo start, Barletta colto di sorpresa e ancora una volta biancorossi che quest'oggi si schierano in completa tenuta bianca, maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi per la formazione di Sciarli Manico, ancora penalizzati da errori difensivi. Barletta che prova però subito a replicare con Simoncelli, parte il cross, Margiotta non ci arriva di testa, sfera che viene raccolta dall'ex di turno Demetrio Cutrupi, ce ne sono anche due nel Barletta, ma intanto seguiamo ancora il Taranto che prova a distendersi in avanti con Rantier. Traiettoria deviata, ma sono gli ionici sempre in possesso della sfera, allontana Lucioni del cerchio di centrocampo, prova a raccogliere Margiotta che però si fa anticipare da Migliaccio, l'arbitro interrompe il gioco, sarà calcio di punizione per il Taranto. Partenza bruciante davvero per gli uomini di Brucato. Allora andiamo a leggere la formazione, Taranto che schiera, che si presenta con Goio tra i pali, maglia numero 1, poi 2 Cutrupi, 3 Rizzi, 4 Giorgino, 5 Migliaccio, 6 Prosperi, 7 Garufo, 8 Branzani, 9 Innocenti, l'autore del gol che ha rotto l'incantesimo al secondo minuto di gioco, poi 10 Rantier e 11 Ciotola. Dicevamo degli ex, Cutrupi per il Taranto, ce ne sono due anche per il Barletta, Galeotto e Rajčić che hanno indossato la maglia rosso-blu. Simoncelli intanto per Galeotto che alza un campanile di testa a Menicozzo, forse viene caricato irregolarmente, proprio così, sarà calcio di punizione in favore del Barletta, fallo commesso da Julien Rantier ai danni di Michele Menicozzo che ritorna quest'oggi titolare dopo la squalifica scontata in casa contro la Cavese. Cercato e trovato Margiotto che ha un po' di difficoltà nel controllo, poi di testa Innocenti sempre verso Rantier nel cerchio di centrocampo, allarga sulla sinistra dove c'è Rizzi. Azione manovrata, forse c'è fallo su Innocenti, l'arbitro fa proseguire per il vantaggio, Giorgino allarga verso Garufo, Garufo limite dell'area, passaggio filtrante verso il centro, occhio, attenzione, Innocenti colto in controtempo, Taranto ancora pericoloso, Barletta addormentato in questi primi minuti in difesa, davvero incredibile.
Galeotto si prepara a battere la rimessa. Guerri mette giù, serve Margiotta, passaggio di ritorno, siamo nella zona centrale del campo. Provato a cercare la profondità Guerri, missione però non riuscita, recupera Branzani a centrocampo, gioca molto bene di prima il Taranto, almeno in questi primi minuti. Ciotola se ne va sulla corsia sinistra, Ciotola contro Galeotto, va centralmente da Innocenti che viene fermato dall'ottimo intervento difensivo da parte di Ivan Rajčić, che poi guida la ripartenza della Barletta. Margiotta tocca ancora per Rajčić, opportunità per il Barletta con la verticalizzazione per Simoncelli. Forse toccato irregolarmente, non è dello stesso avviso il signor Giallanza di Catania, che lascia proseguire. Taranto in possesso di palla. Prosperi scambia con il suo compagno di reparto, sia Migliaccio. Poi Branzani apre sulla sinistra verso Rizzi, il dialogo con Ciotola, si propone ancora Rizzi, viene ignorato da Ciotola che se ne va centralmente, cambia gioco dalla parte opposta a servire Garrufo, in sovrapposizione stavolta ci va Demetrio Cutrupi, Garrufo serve proprio Cutrupi, davanti a lui c'è Frezza, parte il cross di Cutrupi controllato all'interno della propria area di rigore da Michele Mellicozzo che la gioca subito verso Rajčić, prova a distendersi il Barletta con il centrocampista croato, Margiotta apre ma non lo fa nel migliore dei modi, palla recuperata dal Taranto, si lotta nella zona centrale del campo ed alla meglio Branzani, poi Innocenti subito a verticalizzare per Garrufo, Garrufo ci arriva, va a chiudere in qualche maniera Lucioni, altro brivido, si rischia troppo in difesa. 6 minuti di gioco, 1-0 Taranto, Ionici in vantaggio dopo 120 secondi con la rete realizzata da Riccardo Innocenti. Calcio d'angolo, terzo tiro della bandierina per il Taranto. L'arbitro fa ripetere, troppo movimento all'interno dell'area di rigore barlettana. Altro tiro dalla bandierina allora. Rantier, dentro tutti i saltatori rosso-blu, palla sul primo palo, ha cercato di arrivarci Innocenti, poi conclude Ciotola, questa volta mira completamente sbagliata per Nicola Ciotola, lo scorso anno ha giocato sempre in prima divisione nel girone B con la maglia del Verona. Rimessa dal fondo, Dossena, rilancio che supera abbondantemente la metà campo, colpisce di testa Migliaccio, poi Garrufo all'indietro, Cutrupi, ancora Garrufo dopo il tocco di Giorgino. Si lotta nella zona nevralgica del campo, hanno la meglio giocatori del Barletta con Bell'Uomo, uno dei primi, forse il secondo pallone se non sbaglio toccato da Bell'Uomo, un po' in ombra in questa fase iniziale, anche perché Barletta ha giocato molto spesso nella propria metà campo. Rajčić batte un calcio di punizione, cambia gioco sulla destra verso Galeotto che prova a mettere al centro, pallone raccolto da Oscar Branzani che è l'altro under del Taranto, Oscar Branzani classe 89, l'altro ovviamente e il portiere della Berretti Edoardo Goio 93, quest'oggi titolare per via delle assenze per squalifica di Bremek e Barasso. Cutrupi salta Frezza, poi viene messo giù dallo stesso Frezza, fallo subito dall'ex terzino destro del Barletta, quest'oggi il numero 2 del Taranto, trovato poco spazio sin qui Demetrio Cutrupi, ha fatto bene però domenica scorsa nella trasferta di Benevento quando è stato chiamato in causa dopo l'espulsione di Antonazzo. Antonazzo che è il terzo squalificato per il Taranto, oltre a Bremek e Barasso. Calcio di punizione per la formazione di casa. 1-0 sempre il punteggio. Decide la rete realizzata al secondo minuto da Innocenti. Intanto Dossena riesce a deviare il in corner su questo pericoloso calcio di punizione proveniente dalla distanza. Traiettoria velenosa calciata da Nicola Ciotola, calcio d'angolo ora, c'è Garrufo, quarto corner per il Taranto. Garrufo sul primo palo, raso terra, lontana, mette fuori Lucioni, vediamo cosa decide il direttore di gara, palla sicuramente per il Taranto, bisogna capire se sarà calcio d'angolo, rimessa laterale, ancora corner allora, quinto tiro dalla bandierina per il Taranto. Julien Rantier, in area c'è anche il capitano Vincenzo Migliaccio. Rantier con il mancino sbaglia tutto, traiettoria che oltrepassa la linea bianca,
fallo commesso da Guerri. Migliaccio di prima Garufo, poi bene Giorgino per Rantier, allarga sulla sinistra dove c'è Rizzi. Rizzi va alla traversone, si fa scavalcare Innocenti, poi Rantier contrastato alla grande da Menicozzo, uno dei più positivi sin qui dopo il gran campionato disputato anche nella scorsa stagione. Bellomo apre per Frezza, Frezza non riesce ad avere la meglio sul diretto avversario, poi tocca anche lui per ultimo Branzani. È stato proprio il numero 8 del Taranto a contrastare sulla corsia Gianmarco Frezza. Battuta la punizione, Lucioni, Menicozzo senza fallo, si prosegue. Simoncelli vuole arrivare prima sul pallone, ci riesce, c'è però il fiato di Rizzi su di lui, scarica Simoncelli per Guerri. Guerri va al traversone, Bellomo, Cutrupi allontana. Occhio ora alla ripartenza del Taranto. Cutrupi. Cutrupi, avanza Cutrupi. Rantier in posizione regolare. Garufo. Menicozzo prova a chiuderlo. Passaggio che filtra però verso Rantier. Cambia dalla parte opposta. Lontana Galeotto di testa. Può raccogliere Simoncelli. Guerri, Margiotta. L'arbitro ferma il gioco, forse un tocco proibito da parte di Margiotta. Menicozzo ha provato a rubare palla, merita davvero tantissimi elogi Michele Menicozzo. Anselmi intanto si prosegue per il vantaggio, la conclusione da parte di Garufo. Dossena, vediamo se riesce ad evitare il calcio d'angolo, non ci riesce. Bravo comunque Dossena. C'è una munizione per Anselmi per proteste, bisogna evitare questi atteggiamenti perché poi si compromette tutto. Ammonito Anselmi, secondo giallo per il Barletta, in precedenza provvedimento disciplinare anche i danni di Daniele Simoncelli. Sesto corner in favore del Taranto. Rantier verso il centro, Margiotta di testa, poi palla che resta in aria però Galeotto, Margiotta allontana in maniera definitiva. Bellomo prova a soffiare palla a Cutrupi, c'è anche Simoncelli in suo supporto che forse subisce fallo, sì. Rajčić, fa ripetere l'arbitro e dà la possibilità al Taranto di schierarsi in difesa. C'è un altro cartellino giallo, Galeotto ancora per proteste. Così non va come atteggiamento. Tre ammoniti in 28 minuti nell'ordine Simoncelli, Anselmi e Galeotto. Palla verso il centro, Margiotta, poi opportunità per Guerri, porta sguarnita, alza la mira, incredibile occasione per il Barletta con Simone Guerri. Uscita tutt'altro che impeccabile da parte di Edoardo Goio. Guerri non ha trovato lo specchio, se ne dispera. Poteva realizzare il secondo gol consecutivo in 7 giorni Simone Guerri, dopo quello messo a segno la Cavese. Anselmi, Dossena, Max Margiotta con il petto, Galeotto. Va bene anche la rimessa, vuole palla Margiotta, viene accontentato. Margiotta gira in avanti, Simoncelli era di spalle, pallone allontanato da Vincenzo Migliaccio. Galeotto, buono suo spunto. Poi Simoncelli, Margiotta. Gioco fermo. Scianimanico si lamenta per la segnalazione dell'assistente. Vediamo un po', si avvicina il direttore di gara, Lello Scianimanico, e forse lo costringe ad abbandonare la panchina.
No, no. Ripreso verbalmente. E ora sta scegliendo anche di fare un bel po' il protagonista, il signor Giallanza di Catania. Cutrupi. Guerri. Simoncelli è libero. Melicozzo. Si fa vedere Frezza, è libero Frezza. Può controllare, lo spazio anche per la possibilità anche di ragionare. Frezza verso il centro, traiettoria allontanata. Raccoglie Lucioni che alimenta l'azione offensiva dei suoi. Galeotto. Simone Guerri. Cross, non un granché. Attenzione a questa traiettoria però. No, controlla. Edoardo Goio. Sempre 1-0. Bene il Barletta, diciamo dal quinto minuto fino a questo momento, disastroso nelle battute iniziali. Anselmi, dopo il tocco di Lucioni, Melicozzo, Lucioni, Anselmi, centralmente da Margiotta, Simoncelli, vediamo se ci arrivano, anticipato da Federico Rizzi. Galeotto. Margiotta, passaggio di ritorno, controtempo Galeotto. Margiotta non è al meglio della condizione, ancora bisogno di qualche settimana, però probabilmente ci si attende qualcosa in più. Anselmi di testa in fallo laterale. Pronto Rizzi. Innocenti, eccolo l'autore del gol realizzato al secondo minuto che stiamo per rivedere, ecco. Intanto torniamo con le immagini in diretta. Palla persa da Frezza. Rimessa regalata agli ionici. Cutrupi. Prosperi. Verso Ciotola. Si propone Rizzi. Viene servito. Giocano molto sugli esterni Tarantini. Il cross verso il centro. La conclusione di prima intenzione di Rantier. Molto bella. Non c'è la precisione. Julien Rantier. Anche lui al Verona. Scorso campionato, compagno di squadra di Ciotola. Dossena. Guerri. Senza fare fallo. Menicozzo. Simoncelli, Menicozzo. Attenzione, bisogna buttare fuori la sfera però. Perché a terra c'è un giocatore del Taranto, Galeotto. Alla fine si decide a spedire il pallone in out. C'è parecchio nervosismo in campo. Nel frattempo abbiamo rivisto il tentativo di prima intenzione di Rantier. Palla a lato, non di molto, ma comunque sarà scortata con lo sguardo da Dossena. Rimessa per il Taranto, ma palla che sarà restituita al Barletta. Ancora in fallo laterale. E ora si torna a giocare sul serio. Anselmi, tocca per Lucioni, 34 minuti, meno 11. All'intervallo. Più eventuale recupero, ovviamente. Garufo, in velocità. Rantier, la tiene in campo. No. Palla che ha superato la linea bianca. Dossena, dice D'Anselmi, avanza di qualche metro, andrò al rilancio lungo, proprio così, supera la metà campo. Margiotta non ci arriva di testa, ci arriva Menicozzo, preziosissimo Menicozzo centrocampo,
Caleoto. Caleoto prova ad andare via a Ciotola, che lo ferma in maniera scorretta. Ancora Galeotto, il cross, Margiotta non ci arriva, poi palla che resta lì. No, no, c'è stata una segnalazione. C'è stata la segnalazione da parte dell'assistente che opera sul lato delle panchine per un presunto fuorigioco lì al centro dell'area di Margiotta, che non si capacita. Proteste di Margiotta, proteste anche di Bellomo. Protestato parecchio in precedenza anche Galeotto. Deve fare molta attenzione però, perché è stato già ammonito. Con lui Anselmi e Simoncelli. Innocenti. Ciotola. Rizzi di prima in avanti, di testa Galeotto. Rispedisce il pallone nella metà campo ionica. Margiotta sempre di testa, attento come al solito Migliaccio. Raccoglie Melicozzo. Rajcic, buono il lavoro di Rajcic, ora verso Bellomo, che entra in area di rigore, conclusione di Bellomo, palla nel sacco, un gol pazzesco di Nicola Bellomo, eccolo qui il pareggio del Barletta, ha toccato 3, 4, forse massimo 5 palloni, mamma mia che gol Bellomo, il pareggio del Barletta che arriva al 37esimo minuto. 1-1, parità ristabilita, annullata con la partenza davvero incredibile, e parlo in negativo, da parte dei biancorossi. Bellomo va ad abbracciare Scianni Manico, è stato proprio lui che l'ha voluto a Barletta. 1-1, 37esimo minuto, Nicola Bellomo. Allora, secondo Innocenti, 37esimo Bellomo, e questo sì qui è il film della partita, partita che è tornata in equilibrio. Eccolo, rivediamo col mancino, imprendibile, super gol di Bellomo. Intanto viene allontanato dalla panchina del Barletta il direttore sportivo Pitino, allontanato Pitino. Allontanato il direttore sportivo del Barletta, ecco, lo vedete, Marcello Pitino. Si ritorna a giocare. 38esimo in corso, un minuto fa, il pareggio del Barletta con Nicola Bellomo. Terzo gol per lui, che in precedenza era andata a segno due volte nella gara vinta con il più classico dei risultati al Puttili contro il Cosenza. Sin qui quella è l'unica vittoria nelle prime 9 giornate. Di testa Branzani. Melicozzo recupera palla, il migliore sin qui, non ci sono dubbi, Michele Melicozzo. Rajcic, Bellomo, Margiotta. Ora prova a giocare sulle ali dell'entusiasmo il Barletta. Rizzi allontana Simone Guerri. In testa ci arriva Branzani. Poi Rantier va giù. Bisogna fermarlo molto spesso, però si rischia di farlo con le cattive, Julien Rantier. Rizzi. Branzani. Apre sulla destra, toccato di testa Frezza in anticipo su Garufo. A terra un giocatore del Taranto, si prosegue però per il vantaggio. Lucioni, si è rialzato Cutrupi nel frattempo. Margiotta, Rajcic, ancora Margiotta, attende rifornimenti in qualche maniera verso Galeotto. Guerri, Galeotto, Simoncelli, ancora prolunga per Guerri, controlla Rizzi senza toccare ovviamente, e allora si andrà con la rimessa. Ultimi 5 minuti del primo tempo più recupero,
1-1 il punteggio tra Taranto e Barletta, derby valido per la decima giornata del campionato di prima divisione girone B. 17 i punti del Taranto in classifica contro i 5 del Barletta. Margiotta intanto per Rajčić. Migliaccio involontario del retropassaggio, allora Coglio può controllare con le mani. Cutrupi. Innocenti. Prezzo è pronto per la rimessa. Movimento di Margiotta, anticipato però di testa. Pranzani, poi Innocenti. Rantier per Ciotola. Ancora Branzani nel cerchio di centrocampo. Apre per Garufo. Garufo contro Frezza. Garufo in velocità vuole andare sino in fondo. Forse c'è stata una trattenuta. Forse c'è stata lì una trattenuta. Non sufficiente per fischiare il fallo, però, secondo Giallanza di Catania. Non mi sarei scandalizzato se avesse fischiato calcio di punizione. Dossena. Rantier recupera Rajčić. Menicozzo lo cerca e lo trova. Bellomo tra le linee, viene fermato. Ancora Barletta però. Lucioni. Migliaccio. Innocenti. Poi ancora Menicozzo, poi Guerri in profondità. Migliaccio anticipa, recupera Guerri senza commettere fallo. Un po' di errori da una parte e dall'altra in questa fase finale di primo tempo. Pallone prolungato per Garufo. Menicozzo va a chiudere. Sempre lui, mamma mia. Che partita Michele Menicozzo. Barletta ora che attacca però. Margiotta. Rajčić. Palla sul sinistro, ci prova Rajčić. Tentativo debole anche fuori dallo specchio della porta. Palla che si perde sul fondo. Vedo una decina di tifosi del Barletta sistemati nel settore ospiti, giusto anche offrire questa segnalazione. Torniamo a concentrarci su quello che accade in campo però. Margiotta per Simoncelli che è in fuorigioco. Si riprenderà con un calcio di punizione, sarà battuto da Fabio Prosperi. Secondo minuto Innocenti, 37esimo Bellomo. Questi gol sin qui, questo è il film della partita in sintesi. Innocenti prova a mettere giù Rantier. Ancora il dialogo con Innocenti, fermato da Menicozzo. Questa volta tocca la palla ma tocca anche l'avversario. Calcio di punizione. Movimento in aria. Margiotta allontana subito però. C'è solo Cutrupi nella metà campo del Taranto a raccogliere. Prova a salire il Barletta con Bellomo. Bisogna restare lì perché c'è questa palla morbida verso Innocenti. Fallo in attacco. Commesso non da Innocenti ma da Capitan Migliaccio e danni di Lucioni. Questa volta era duello tra i due numeri 5 del match. Siamo già nell'ultimo giro di orologio, 44 minuti 27 secondi. Attendiamo la segnalazione del recupero. Dossena, è lui che batte il calcio di punizione, il più lungo possibile. Raccoglie Menicozzo. Bellomo contro Cutrupi.
Vediamo se ci arriva. Attenzione a questa conclusione di Menicozzo. Deviazione, poi Goio in due tempi. Deviazione che poteva creare seri problemi. Bravo però il portiere del Taranto questa volta. Tra l'altro incolpevole, assolutamente incolpevole nell'occasione del gol. Menicozzo sui piedi di Garrufo. Giorgino verso Innocenti. Si prosegue. Guerri. Margiotta. Rajčić. Prende già le pallone nella zona di Galeotto. Poi Margiotta. Margiotta. Margiotta con il destro dalla distanza. Tentativo esagerato. Siamo oltre il 45esimo, sempre 1-1, o meglio, sempre dal 37esimo, quando è cambiato nuovamente il punteggio, quello Iacovone. Derby che è tornato in parità proprio da quel minuto. Guerri prende il tempo ma non colpisce di testa, senza rischiare. Giorgino dietro per Goio. Sbaglia il rilancio nella zona di Rizzi, fuori misura. Rimessa per il Barletta, che ha la possibilità di concludere in avanti questa prima frazione. Se non erro, due minuti di recupero, quindi si giocherà sino al 47esimo. Se non ho visto male. Simoncelli prova ad andare via a Prosperi. Simoncelli sino in fondo, cross, Bellomo spinge. Spinge Nicola Bellomo. Punizione per il Taranto. E forse degli Ionici l'ultimo tentativo in attacco dei primi 45 minuti. Giorgino. Migliaccio prova a salire. Solito lancio lungo. Questa volta a cercare Rantier però. Rimessa laterale. 47esimo che scocca in questo istante. E infatti l'arbitro non fa battere neanche la rimessa, manda tutti negli spogliatoi. 1-1 al termine del primo tempo, derby tra Taranto e Barletta della decima giornata. Le reti rapidamente, secondo minuto Innocenti per il Taranto, 37esimo Bellomo per il Barletta. Ci fermiamo subito, linea alla pubblicità, poi torneremo ovviamente sempre in diretta dallo Iacovone. Tutto è pronto dunque per l'inizio della ripresa. Taranto che nel corso di questa seconda frazione di gioco attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Tradizionale maglia rosso-blu con pantaloncini e calzettoni blu per la formazione allenata da Giuseppe Brucato. Maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi invece per il Barletta di Lello Scianimanico. Gioco ripreso esattamente da 11 secondi e se non erro non ci sono state novità durante l'intervallo. Dunque i due tecnici ripropongono gli stessi 11 della prima frazione di gioco che vado a leggere, o meglio a rileggere. Taranto che si schiera con Goio tra i pali, maglia numero 1, poi 2 Cutrupi, 3 Rizzi, 4 Giorgino, 5 Migliaccio, 6 Prosperi, 7 Garrufo, 8 Branzani, 9 Innocenti, 10 Rantier e 11 Ciotola. Il Barletta invece risponde con Dossena, maglia numero 1, poi 2 Galeotto, 3 Frezza, 4 Menicozzo, 5 Lucioni, 6 Anselmi, 7 Bellomo, 8 Guerri, 9 Margiotta, 10 Rajčić e 11 Simoncelli. L'arbitro dell'incontro è il signor Giallanza della sezione di Catania, assistenti di volo di Castellammare di Stabia, Mertino di Torre Annunziata. Sguardo rapidissimo anche alle possibili alternative a disposizione dei due tecnici per il Taranto: Ricci, Colombini, Dideo, Russo, Ferraro, Sabatini e Crovetto. Per il Barletta invece a disposizione di Scianimanico ci sono Tessoniero, il portiere di riserva, poi Ischia, Perrico, Agnelli, Dallocco, Carbonaro e Caccavallo. Barletta che quest'oggi deve rinunciare agli infortunati Infantino e Russo, 3 assenze per squalifica invece del Taranto: Antonazzo, Bremek e Barasso. 1 minuto e 21 sul cronometro della ripresa, 1-1 il punteggio in virtù delle reti tutte nella prima frazione, al secondo di Innocenti per il Taranto, al 37esimo di Bellomo per il Barletta. Gioco fermo nel frattempo che lo Iacovone, c'è un calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu con Dossena che dà indicazioni ai suoi compagni di squadra. Pronto sul punto di battuta Julian Rantier, movimento in area di rigore dove c'è anche Migliaccio per i padroni di casa. Dietro resta Cutrupi, parte con il mancino Rantier, controlla la traiettoria, la fa sua Renato Dossena che va subito al rilancio con le mani verso Galeotto. Galeotto subito attaccato da Branzani con il tacco Menicozzo, prova a prolungare per Margiotta, duello in velocità vinto da Cutrupi che tra l'altro era partito anche in anticipo rispetto all'attaccante venezuelano del Barletta. Poi sbaglia Demetrio Cutrupi regalando di fatto una rimessa alla formazione ospite.
rete che ha saputo reagire dopo una partenza shock. Galeotto, ma ora deve confermarsi anche nel corso della ripresa. Galeotto ancora in area di rigore, prova a lottare contro il diretto avversario. Si trattava nella circostanza, se non erro, di Giorgino. No, no, era Rizzi. Numero 3 Rizzi. Rimessa dal fondo, di testa a Guerri, poi Giorgino. Eccolo Cutrupi. Va giù Giorgino. Rimedia per il Taranto Branzani. Ancora Cutrupi. Innocenti. Prova a dirottare la sfera sulla destra. Non ci riesce perché non tocca di testa Garrufo. Rajčić. La risposta del Barletta. Guerri. Largo sulla destra c'è Simoncelli. Guerri si propone. Simoncelli va verso il centro. Goio. Prosperi, Rizzi, Ciotola, tocca ancora per Rizzi. Barletta bello tranquillo ora in fase difensiva, deve evitare ovviamente un'altra partenza lampo da parte degli Ionici. Frezza, campanile, Bellomo lascia battere sul manto erboso, non ci arriva ancora Bellomo, può ragionare Cutrupi, Giorgino, ancora Cutrupi, Rajčić in scivolata, bene per Menicozzo, Margiotta con il destro murato sui piedi di Rajčić che poi non riesce a suggerire verso Bellomo. Rajčić rimedia però, poi va giù, rimessa per il Taranto, ultimo tocco di Rajčić, giusto così. Giorgino, Ciotola prova a bruciare Galeotto che lo deve tenere, non ci riesce. Ciotola verso il centro, Innocenti con il mancino alza troppo la mira, buon per il Barletta, brivido per i biancorossi al quinto minuto della ripresa. Imprendibile Ciotola che ha lasciato sul posto Galeotto, cross verso il centro, Innocenti questa volta ha fallito il bersaglio. È stato Rantier a calciare da posizione super favorevole. Si resta sull'1-1. Dossena, Innocenti, ancora Ciotola, duello che si ripropone con Galeotto. Ovviamente se viene preso in velocità Galeotto va in difficoltà, anche perché non è al meglio della condizione. Però la differenza in questi casi la fa anche la carta d'identità. Classe 84 Ciotola, classe 72 Galeotto. Ancora il Taranto, ancora con Nicola Ciotola. Gioco fermo, punizione per il Barletta. Partito nuovamente forte il Taranto nel corso di questa ripresa. Galeotto. Di testa Migliaccio. Ciotola. Anselmi. Tossena deve giocare con i piedi. Ma si poteva evitare. Giorgino. Garrufo. Cutrupi, molto alto Cutrupi. Frezza risolve anche se solo in maniera parziale perché c'è rimessa in attacco per gli Ionici. Lucioni può uscire palla al piede, poi sbaglia nel suggerimento verso Nicola Bellomo. Due gol per lui contro la Cavese, non sufficienti però per conquistare il secondo successo stagionale. Due gol, mi riferisco ovviamente a Lucioni, che è stato nuovamente superato però nella speciale classifica dei cannonieri biancorossi da Bellomo, a segno al 37esimo del primo tempo qui allo Jacobone.
Prosperi. Giorgino da Innocenti, battuto nel duello aereo però da Lucioni. Poi Margiotta, Simoncelli, sprint di Simoncelli. No, Branzani, giocatore di intermittenza Simoncelli. Può fare sicuramente di più, soprattutto alla luce di quello che ha mostrato nello scorso campionato, anche se eravamo in seconda divisione. Ciotola, sempre sgusciante. Poi Branzani, Anselmi, Rajcic, un po' di errori da una parte e dall'altra. Cutrupi, Branzani, Garufo può mettere giù, no, di testa ancora per Cutrupi. In aria Rantier anticipato. Poi Lucioni, palla che torna nell'area del Barletta. Anselmi, Bellomo in qualche maniera, ora un po' di difficoltà da parte degli ospiti. Cutrupi, bisogna tornare ad alzare il livello della concentrazione. Branzani, Cutrupi, Lucioni mette fuori di testa Migliaccio. Frezza, ancora Migliaccio, poi Rajcic, ping pong ora tra le due squadre. Frezza, la possibilità di mettere giù, balancio lungo. Bellomo in pressione su Prosperi, resiste agli attacchi il difensore centrale del Taranto. Poi Branzani di testa, buono il lavoro dalla parte opposta anche di Lucioni. Branzani, Frezza, Lucioni. Cutrupi, Menicozzo, il calcio di punizione per il Taranto. Cutrupi va al traversone, palla che termina direttamente sul fondo. Decimo minuto della ripresa, parziale è immutato rispetto all'intervallo, sempre 1-1 tra Taranto e Barletta. Innocenti Bellomo, il botta risposta nel primo tempo tra le due squadre. Dossena, Margiotta, poi Guerri, Simoncelli. Vediamo cosa decide. Dovrebbe essere calcio di punizione, sì. Fallo ai danni di Menicozzo. Batte Galeotto direttamente in aria. Forse ha colpito Cutrupi. Sì, sì, rimessa in attacco per il Barletta. Arriva Gianmarco Frezza. In aria ci sono Margiotta e Simoncelli. Frezza da Bellomo. Frezza, ottimo lo spunto di Frezza, sino in fondo, il cross rasoterra, questa palla dentro, non raccolta però da Simoncelli. Poi Rajcic che sta giocando una buona partita, e poi va giù Rajcic. No vabbè, nulla di particolare, assolutamente nulla di particolare. Ho visto tutto, assolutamente nulla di particolare. Cutrupi, poi lo scambio tra Migliaccio e Rizzi, tocca all'altro componente del reparto arretrato del Taranto, sia Prosperi, poi Giorgino, Migliaccio in avanti, raccoglie come al solito, gran diga da parte di Menicozzo. Margiotta, ha subito fallo Massimo Margiotta, prende un buon calcio di punizione, permette alla squadra di salire un po'. Menicozzo, Galeotto largo a destra, batte Rajcic, Anselmi,
verso il centro con i pugni, poi opportunità, colpo di testa e gol, è gol valido, nessuna decisione dell'assistente. Allora arriva il gol del Barletta con Simoncelli, Daniele Simoncelli. I difensori del Taranto aspettavano una decisione dell'assistente, una segnalazione che non è arrivata, e allora arriva il primo gol in campionato di Simoncelli, che dunque ribalta completamente la situazione qui allo Iacovone. Il Barletta è in vantaggio dopo quella partenza falsa, è cambiata la storia del match. Ora al 13° della ripresa gli uomini di Gianni Manico mettono la freccia, primo gol di Daniele Simoncelli, gol sin qui pesante, continua intanto a protestare Giuseppe Brucato. Dossena, Margiotta, Carbonaro, no, spinge Carbonaro, eccolo inquadrato, ha subito a recuperare la posizione, ha spinto Cutrupi nella circostanza. Migliaccio, Branzani, Migliaccio, Prosperi, gira per Rizzi, eccolo in entrato Russo, giocatore 91, ma che già si è messo in bella evidenza nello scorso campionato di prima divisione, sempre qui a Taranto. Prosperi, Cutrupi, ora Taranto che sta giocando con tre under, Goio tra i pali, Branzani numero 8, 89 e appunto Russo classe 91. Punizione per gli Ionici, siamo nell'ultimo quarto di gara, già da un paio di minuti abbondanti, no, da oltre 3 minuti per la verità. 26° della ripresa, Taranto 1 Barletta 2, batte la punizione a Rantier e il pubblico protesta parecchio, protesta sempre praticamente. Goio attacca Simoncelli e mette in affanno il portiere del Taranto, costretto a spedire la sfera in fallo laterale. Frezza, poi Margiotta, rimessa laterale questa volta per il Taranto, Cutrupi per Migliaccio, Giorgino sempre in posizione di playmaker numero 4 del Taranto, ecco che riceve palla Migliaccio, Prosperi, la rete tutto nella propria metà campo, ora ottiene la rimessa, la formazione di Gianni Manico tranquillo lì in panchina e può essere soddisfatto per la reazione dei suoi giocatori, meno invece per la gestione del vantaggio Giuseppe Brucato. Carbonaro accelera Rajčić, poi costretto a fermarsi, Frezza decisiva ovviamente nell'economia della partita, almeno sin qui la rete di Bellomo che ha permesso di pareggiare i conti prima dell'intervallo, fattore determinante soprattutto dal punto di vista psicologico. Branzani, Cutrupi, Garufo, altro fischio, altro calcio di punizione ancora in favore del Taranto, è sempre Rantier che va a sistemare la sfera sul punto di battute, andrà a calciare con il sinistro verso il centro, Rajčić in mezzo ad arman forte i difensori, anche Margiotta a saltare dentro, anche i saltatori del Taranto, in particolar modo i due centrali, parte Rantier, tocca Lucioni, poi fischia l'arbitro, forse una spinta ai danni di Fabio Lucioni. Punizione, ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa, sempre 2-1 Barletta.
È ancora presto ovviamente per sbilanciarsi. Dossena. Argiotta. Non colpisce anche stavolta. Russo. Simoncelli recupera. Margiotta, Galeotto, Migliaccio. Fallo di Guerri, punizione Taranto. Barretta che non vince Taranto dall'88, 1988. 2-0 per il Barretta, quel precedente. L'ultimo precedente tra i professionisti del 91 invece, finì 1-1 quello Iacovone. Poi le gare in Serie D tra Barretta e allora Arsenal Taranto. L'ultimo precedente in assoluto invece risale a due stagioni or sono, Coppa Italia di Lega Pro, si giocò al Puttilli però. Vinse il Taranto 1-0 con rete di Enzo Barrotti per il rossoblù. Ultimo quarto d'ora più recupero. Giorgino. Barretta che deve difendere, tutti dietro la linea del pallone tranne Margiotta in questo momento. Frezza esce bene, ruba palla, senza commettere fallo soprattutto. Frezza la tiene, poi la perde. Garufo, subito verticale per Innocenti. Tra due avversari c'è fallo. Calcio di punizione per il Taranto. Occasione per una palla scodelata verso il centro, palla tagliata. Chissà. Saremo a vedere se sarà così. Siamo vicini alla linea dell'area di rigore. Da non escludere anche una conclusione diretta in porta. Intanto doppio cambio per il Taranto. 14-16. I numeri dei due nuovi entrati. '14-16, allora Ferraro e Dideo al posto di Rizzi e Giorgino. No, è uscito Cutrupi, è uscito Cutrupi. Ma tutto intanto il calcio di punizione, palla che è terminata in fallo laterale. Taranto che attacca. Passaggio filtrante, attenzione a questo cross che non giunge a destinazione, non giunge lì al centro dell'area di rigore del Barletta. Rimessa per gli ospiti di testa, attenzione, momento di difficoltà, pallone allontanato, ora bisogna davvero tenere altissimo il grado di concentrazione. Ha esaurito i cambi Giuseppe Brucato, ancora due possibilità invece per Lello Scianni Manico. Brucato che alcuni minuti fa, due per l'esattezza, ha fatto entrare Ferraro al posto di Cutrupi e Dideo per Giorgino. Punizione battuta dalla Barletta. Rajčić era forse in posizione irregolare, ora regolare quella di Simoncelli, allora può toccare bene all'indietro per Guerri. Menicozzo. Branzani per il Taranto che la torna nella metà campo del Barletta, rincorre la sfera rosso, non ci può arrivare, non ci può arrivare Russo. L'arbitro però in precedenza aveva interrotto il match assegnando un calcio di punizione per il Taranto.
e allora bisogna ancora difendere. Ci va Rantier anche da quella posizione. Siamo nelle vicinanze della linea di centrocampo. 34 minuti, 6 secondi, attenzione verso il centro. Colpo di testa tentato proprio dal neo entrato Ferraro. Palla lato. Siamo per entrare nella fase calda, in quella decisiva. D'Ossena. Margiotta, Carbonaro. Prosper in aria però, poi esce la sfera in anticipo Rizzi. Regala il calcio d'angolo a Barletta. Sulla pressione efficace, sicuramente efficace da parte di Simoncelli. Allora possono salire Anselmi e Lucioni. Dietro restano Galeotto, Frezza e basta. Un po' più avanti c'è Menicozzo. Simoncelli dalla bandierina verso il centro, allontana Migliaccio. Poi Garrufo, Menicozzo in fallo laterale. Può andare bene anche così. Frezza gli porta via il pallone. Russo, attenzione, già ammonito Frezza. Va sotto la doccia. Era stato già ammonito Frezza. Eccolo il cartellino rosso. Eccolo il cartellino rosso. Frezza si è fatto superare in velocità. Provato a rimediare da dietro, fallo. Espulso Frezza dunque al 36esimo, a meno 9 dal 90esimo. Michele, no, c'è Simone Perico. Simone Perico con la maglia numero 14 che è pronto per entrare in campo. Bisogna subito correre ai ripari. Esce Simoncelli, l'autore del gol del 2-1. Fuori Simoncelli, dentro Perico, secondo cambio ordinato da Gianni Manico, che ha tolto i due autori dei gol per motivi diversi ma altrettanto anche giusti. Il primo per l'infortunio di Bellomo, il secondo per una scelta tattica. Bisogna inserire un difensore al posto di un attaccante proprio per l'espulsione di qualche istante fa ad opera di Gianmarco Frezza. Pallone verso il centro che resta lì in aria. Ci prova Ferraro, ha trovato il muro difensivo barlettano in calcio d'angolo. Pallone verso il centro, colpo di testa, rete. Il pareggio del Taranto proprio con il neoentrato Ferraro sugli sviluppi del corner. Ferraro pareggia i conti 2-2, minuto 38. Espulsione di Frezza e poi subito sui sviluppi del calcio di punizione, chiedo scusa, il gol del Taranto con Ferraro. Libero, liberissimo, liberissimo Ferraro a pareggiare i conti. Menicozzo fa fallo, viene ammonito anche lui. Ammoniti Galeotto, Menicozzo, Anselmi, Raici, Simoncelli e Barletta, espulso Frezza. Sette cartellini gialli si considerano i due ai danni di Gianmarco Frezza. Rantier, Lucioni mette fuori Menicozzo. Rimessa per il Barletta. Fallo ai danni di
Simone Perico è entrato al posto di Simoncelli. Perico, tocca a lui per ultimo, la rimessa per il Taranto, 2-2 dunque, rapidamente le reti. Al secondo del primo tempo vantaggio di Innocenti per il Taranto, al 37esimo il pareggio del Barletta con Bellomo nella ripresa, vantaggio del Barletta al 13esimo con Simoncelli, al 38esimo il pareggio del Taranto con Emanuele Ferraro, 2-2 dunque. Menicozzo, Rajčić nel cerchio di centrocampo, tiene palla tra due avversari, prova a passare, ci riesce ma poi viene fermato Ivan Rajčić. C'è anche l'interruzione da parte della signor Giallanza di Catania, fallo di Dideo. Anselmi, guardate che deve giocare con l'uomo in meno, Argiotta protesta, Prosperi, sale Dideo, Ciotola subito al cross, palla allontanata da Luccioni, ancora Taranto, ora vuole la vittoria, Garrufo, Branzani, ancora Luccioni di testa, poi Branzani, Carbonaro, Margiotta, cerca ma non trova Carbonaro, brutta palla persa perché restituisce ossigeno al Taranto, il colpo di testa di Riccardo Innocenti, debole. Subito Dossena per Galeoto. Margiotta è in fuorigioco. Ecco la segnalazione, ma fa proseguire il direttore di gara. Parte Rantier. Viene fermato su traversone da Anselmi. Poi è stato Guerri a mettere fuori. Rizzi. Mamma mia che sofferenza ora. Russo, Menicozzo, Carbonaro, e c'è fallo su Rajčić, sfortezza che non sfugge al direttore di gara, richiama a sé Migliaccio, viene ammonito anche lui, terzo ammonito nel Taranto. Ora sono addirittura 10 cartellini gialli, compresi i due ai danni di Frezza. Luccioni. Di testa Migliaccio. Altra segnalazione però, quindi niente calcio d'angolo. Attenzione perché Margiotta e Migliaccio stanno esagerando. Troppo nervosismo tra i due. Migliaccio di testa. Di testa Rajčić. Mamma mia quanto nervosismo ora in campo. Russo fermato, si prosegue. Menicozzo, Rajčić. A terra un giocatore del Taranto. Si tratta di Oscar Branzani. Viene ammonito anche Dideo. Ammonito numero 11 della partita. Ecco la sintesi della partita in grafica, 2-2 per relativi marcatori. Calcio di punizione per il Barletta, 43 minuti e 15 secondi dalla ripresa. Luccioni, Margiotta in aria, Rosso, Rizzi, no chiedo scusa, Garrufo, tocca dietro per Goio, Prosperi, Dideo, Rantier,
Palla morbida sul secondo palo, Innocenti ci arriva. Sarà rimessa dal fondo. Comincia in questo istante l'ultimo giro di orologio. 2-2. Sarebbe comunque importante per il Barletta riuscire a strappare un punto. Sarebbe il primo in trasferta ottenuto sul campo di una formazione che sin qui tra le mura amiche aveva sempre vinto. Chiaro che non cambierebbe le carte in tavola più di tanto della classifica, nel senso che il Barletta resterebbe in fondo, però soprattutto dal punto di vista psicologico potrebbe essere davvero un bel colpaccio. Aspettiamo la fine ovviamente. Galeotto fallo, punizione per il Barletta. Rajčić va a sincerarsi delle condizioni di Galeotto, nessun problema. Sarà Rajčić a battere poi la punizione con il sinistro. Margiotta, Carbonaro, Lucioni, tre davanti per il Barletta. Anselmi questa volta resta dietro. Parte Rajčić, Margiotta. Innocente addirittura a recuperare palla. Vuole accelerare il Taranto. Avanti c'è solo Rantier. 5 minuti di recupero allora, si giocherà sino al 50esimo, 45-30. Il cronometro dice così. Tanto Carbonaro va giù, nulla di che. Si rialza subito infatti. Prosperi, Innocenti, mette tutti d'accordo Lucioni andando a spazzare la sfera, ad allontanarla dalla propria area di rigore. Menicozzo per Margiotta. Ultimi 4 minuti, tutti da seguire ovviamente, in diretta, in esclusiva sulla nostra emittente. Guerri per Margiotta, al centro c'è Carbonaro, Margiotta contro Rizzi, alla meglio il terzino del Taranto, poi difesa del Taranto che rischia troppo in difesa. Goio badando solo alla sostanza in fallo laterale. Margiotta. Rimessa a Taranto questa volta. Rantier. Rajčić ferma tutto. Signor Giallanza. Punizione per il Taranto. Tutti avanti. Taranto che vuole la vittoria. La Barletta, anche alla luce dell'inferiorità numerica, va bene al pari. Anche se c'è un pizzico di rammarico. Margiotta non rispetta la distanza e viene ammonito anche lui. 12° cartellino giallo, incredibile. Non siamo ancora a livelli da Guinness, però insomma, siamo sulla buona strada. Punizione per il Barletta, che andrà a battere Dossena. Qui deve prendere tutto il tempo che ha a disposizione prima di procedere con la battuta. Va Dossena, più avanti possibile, con il petto Prosperi. Poi Ferraro, l'autore del gol del pareggio, del 2-2. Galeotto a terra, Innocenti. Goio, un passo indietro, tutti avanti dice. 48-13, si giocherà sino al 50esimo per effetto dei 5 minuti di recupero segnati dal direttore di gara. Meno di 2 minuti dunque la conclusione. Altro calcio di punizione per il Barletta e questo è tutto ossigeno. Lucioni, sarà lui a battere. Sì, è lui. Diamanti verso Margiotta. Posizione irregolare di Margiotta. Posizione irregolare. Palla subito restituita al Taranto. Migliaccio.
superare la metà campo di Dio. Da Di Deo a Garrufo, ancora Di Deo con l'interno destro, il cross Anselmi prima di tutti, Rajčić, Carbonaro, opportunità per il Barletta con il break, Guerri, il triangolo che non si chiude, poi Goyo poteva recuperarla con le mani, ha spazzato in fallo laterale, rimessa per il Barletta, 20 secondi, va bene anche restare nella metà campo del Taranto, va bene così. Perico vuole Rajčić nelle vicinanze della bandierina, fallo di Rajčić. Arriva qui il triplice fischio finale, finisce 2-2 dunque lo Iacovone tra Taranto e Barletta. Il Barletta ottiene il secondo pareggio di fila e sale a quota 6 in classifica. Alla fine è un punto sicuramente che fa morale, anche se lascia i biancorossi in fondo al gruppo nel campionato di prima divisione girone B. 2-2 al triplice fischio dello Iacovone dunque nel derby tra Taranto e Barletta. Barletta che concluse quella stagione con 40 punti all'attivo, riuscì ad ottenere la salvezza diretta con i gradi di matricola e con una giornata di anticipo. Quel campionato lo vinse alla la Nocerina, nettamente, grandissima stagione da parte dei Molossi. Poi Benevento, Atletico Roma, Taranto e Juve Stabia furono invece le quattro squadre che approdarono ai playoff. Risaluto e ringrazio nuovamente Daniele Simoncelli che è con noi in collegamento video. Dicevamo, Daniele, in precedenza 12 reti con la maglia del Barletta e 95 presenze. Qual è il gol a cui sei più legato di tutti? Ma sicuramente quello nel derby col Brindisi ha un sapore speciale, dai. È inutile, era una partita molto attesa, la città ci teneva a vincere, potevamo superarli, era anche un momento dove sapevamo che per come stava andando la stagione, per quello che stava succedendo, partecipare ai playoff voleva avere una buona possibilità di salire in prima divisione, quindi vincerla 1-0 grazie al mio gol davanti a quella cornice di pubblico sicuramente è il gol che ricordo con più affetto, ecco. E abbiamo avuto tra l'altro modo, Daniele, di mostrarlo quel gol, di mostrare quel derby contro il Brindisi proprio venerdì prossimo. Tante belle immagini, tanti bellissimi ricordi della tua esperienza con il Barletta al Puttilli. Il rimpianto più grande invece, Daniele, probabilmente è quello legato alla stagione successiva, sempre campionato di prima divisione, Barletta che partì con i favori del pronostico, senza nascondere le proprie ambizioni, ma mancò per un punto la partecipazione ai playoff. Che cosa è successo in quella stagione? Ma è stata una stagione particolare. Partire con l'idea di fare un campionato di vertice già è difficile. Avevamo, secondo me, forse la squadra più forte perché avevamo un organico veramente importante. Forse c'è stata un po' troppa fretta a mandare via Mister Cari perché comunque la squadra l'aveva costruita lui e in quel momento eravamo in una zona di classifica che si poteva permettere anche di stare sempre lì davanti e vedere cosa succedeva. Poi cambiare in corsa, per quanto Mister Di Costanzo sia un allenatore molto preparato che ci ha dato sicuramente qualcosa, ci ha tolto dei punti in quel momento che ci potevano permettere di rimanere agganciati alle prime e comunque poter disputare i playoff, perché poi quell'anno, se fossimo entrati nei playoff, sicuramente saremmo partiti da favoriti. Playoff, lo ricordiamo, sfumati davvero per un punto con quel maledetto, tra virgolette, gol del Piacenza all'ultima giornata che vi negò la possibilità di accedere agli spareggi per la Serie B. Il Barletta, come ben sai, da 5 stagioni milita nel campionato di eccellenza, ha abbandonato già da un bel po' il palcoscenico nazionale, come ha abbandonato purtroppo
il palcoscenico del Cosimo Puttilli, chiuso da più di 5 anni. Lo segui ancora? Segui ancora le vicende biancorosse? E qual è il compagno di squadra del passato a cui sei ancora molto legato? Ma ancora sto seguendo la questione dello stadio. Ho letto che ci potrebbe essere la possibilità di un ripescaggio in Serie D. Questa è una cosa che auguro alla città, che auguro a tutti i tifosi, perché Barletta merita altri palcoscenici e soprattutto merita di tornare a giocare al Puttilli, perché io che ho avuto la fortuna di farlo so che è uno stadio che ti fa dare sempre qualcosa in più. Ricordo veramente poche partite dove al Puttilli abbiamo perso o non abbiamo fatto una prestazione importante. E per il resto, con i ragazzi, bene o male, con quelli del primo anno, se capita ci sentiamo. Adesso Saveriano l'ho incontrato l'anno scorso, che era a Teramo, ci siamo sentiti anche in questa quarantena, che ovviamente non potevamo parlare di calcio, ma ci scambiavamo opinioni sui lavori da fare in casa, però ci sentiamo. Quindi ho sentito anche Michele Minicoff, che era un po' che non lo sentivo. Ho rivisto il direttore Geria a Pescara, perché quest'anno a dicembre sono andato a Pineto, quindi ci siamo incontrati e mi ha fatto molto piacere, perché credo che grande merito di quell'annata sia stato suo, oltre che del mister, che era la persona ideale per quel momento, e vabbè, il Checco Sfrecola, che sarà sempre il presidente che ricordo con maggior affetto e stima, perché ha fatto degli sforzi incredibili in un momento dove non avevamo niente. Quindi se si è partiti a fare qualcosa di importante, soprattutto merito suo. Daniele Simoncelli, sono passati 10 anni da quel Taranto Barletta che abbiamo rivisto pochi minuti fa. Tu, tra l'altro, sei ancora relativamente giovane, perché a 30 anni continui a giocare a calcio, continui ad inseguire un pallone. Com'è andata questa ultima stagione per te? Ma questa ultima stagione è stata un po' particolare, perché l'anno scorso a fine stagione mi sono infortunato, quindi mi è saltato il rinnovo a Rimini, ed era una cosa a cui tenevo tanto, e sono andato prima a Monterosi, e poi ho lasciato a dicembre, che eravamo primi, perché avevo necessità un po' di avvicinarmi a casa. E ho trovato in Pineto una grande famiglia, abbiamo terminato dentro i playoff, stavamo facendo una buona stagione. Purtroppo è successo quello che è successo, e mi auguro che si possa ripartire nel miglior modo possibile l'anno prossimo. Ma la carriera la concluderai tra quanti anni, e soprattutto nelle vicinanze di casa, oppure, che so, ti piacerebbe tornare magari a giocare in Puglia? Ma non lo so, adesso con gli anni che passano le priorità sono un po' diverse, la famiglia, i miei genitori cominciano a essere grandi, anche se non nascondo che non mi dispiacerebbe un giorno, se ci fosse la possibilità, poter tornare, chiudere un cerchio, ma non è facile, non è più facile come prima, anche perché adesso calcio è un po' cambiato. Magari credo anche sia giusto dare la possibilità, sia per costi sia per tante altre cose, a giocatori del posto, che magari anche loro hanno tanta voglia di giocare per la squadra della loro città. Però mai dire mai, io porto Barletta nel cuore, perché oltre che al tifo, che è sicuramente straordinario, ma l'affetto che ci ha trasmesso a una banda di ragazzini, perché eravamo una banda di ragazzini il primo anno, è stata una cosa che non si può dimenticare, perché avevamo tutti 18-19 anni, ma ci siamo trovati ad avere un affetto da parte di tutta la città che non ci aspettavamo, e che ci ha portato poi a fare delle cose straordinarie, perché per le squadre che c'erano quell'anno, pensare di fare un campionato del genere con tutti i ragazzini di 18-19 anni, con 4 giocatori esperti che si sono fatti male tutti praticamente, a parte Di Masi, sono quelle cose che racconterai per sempre, ecco. Era un Barletta giovane, era un Barletta che correva, era un Barletta che aveva anche un pizzico di incoscienza, e alla fine ha raggiunto un grande traguardo, quello dei playoff nel campionato
di seconda divisione, come importante è stata proprio la salvezza nella stagione successiva nel campionato di prima divisione. Vi avevamo raccontato proprio una delle partite più belle di quella stagione, il 2-2 dello Iacovone contro il Taranto. Daniele, è stato davvero un piacere risentirti e rivederti, seppur a distanza. Davvero grazie per il tuo intervento. Grazie a voi, è sempre un piacere per me, veramente auguro alla città e ai tifosi di poter ritrovare al più presto prima di tutto lo stadio e poi, se ci fosse la possibilità del ripescaggio, di essere un bel trampolino per tornare almeno nei professionisti, perché quello credo sia il minimo per una città come Barletta, per un tifo che vive di calcio, credo sia quella la categoria minima che ci deve essere in quella città. Grazie ancora a Daniele Simoncelli. Ciao, a presto. Ciao Daniele, è stato davvero un piacere. Siamo in chiusura di questo nostro appuntamento. Rivediamolo insieme. Tornerà lunedì prossimo, sempre alle ore 21, per l'ultima puntata, lunedì, giornata dedicata, come al solito, come tradizione, alle vicende del calcio andriese. Siamo in chiusura. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con la programmazione di Telesvera.